Sempre più spesso sentiamo ripetere da giornali, TV, esperti che se non arginiamo quantomeno il problema del global warming, l'umanità andrà incontro a siccità, inondazioni, dissesti geologici e tanti altri problemi che potrebbero addirittura mettere a repentaglio la sopravvivenza della specie. Non c'è tempo, non possiamo più attendere. Queste sono le parole che sentiamo ripetere da politici e leader di tutto il mondo. Ma cosa stiamo facendo davvero per risolvere il problema? Ne parliamo con Ivan Mazzoleni, CEO di Flowi. Se pensiamo che solo nei primi mesi del 2022 sono spariti, o meglio, sono stati rasi al suolo 3.988 chilometri quadrati della foresta amazzonica. Cosa sono 3.988 chilometri quadrati? Tre volte la dimensione della nostra capitale, quindi tre volte la dimensione di Roma. Questo Fa venire la pelle d'oca, eh? solo nei primi 6 mesi. E considera che c'è una serie storica che è iniziata nel 2016, e questo è il dato più alto mai registrato a partire dal 2016, ed è tre volte il 2017. È proprio qui che vogliamo stimolare con Flowi le persone a poter fare, tramite dei piccoli gesti quotidiani, la loro parte per ovviamente abbattere la foresta amazzonica. Ha degli impatti impressionanti sulla capacità del pianeta di assorbire CO2, ma soprattutto devasta la biodiversità, e poi vedremo dopo anche progressivamente rende aridi i terreni, e che poi generano ulteriore instabilità climatica. Sì, E per perché questo tante volte la gente si dimentica che la foresta amazzonica o comunque tutte le foreste del mondo non vengono abbattute per fare fogli di carta, ma vengono abbattute per far spazio alle coltivazioni di una singola specie, di pianta o di albero, e il terreno poi si impoverisce perché, insomma, abbiamo studiato tutti come funziona. Come funzionava l'inizio dell'agricoltura quando è stata inventata, con tanto di periodi di fermo per far riposare, mettere altre culture per far rinvigorire il terreno, eccetera. assolutamente, hai toccato il tema. I principali motivi del disboscamento sono due: gli allevamenti intensivi, e proprio si chiamano le monoculture, cioè distese di una stessa unica pianta, tra cui anche la tanto contestata, ti ricordi, Je Boycott, partito fenomeno dalla Francia contro l'olio di palma. Richiede un intenso utilizzo di pesticidi, che poi vanno ovviamente a inquinare. La monocultura, tra l'altro, non è ospitale, non essendo biodiversa, no, non è ospitale anche della fauna, e deve vivere in simbiosi flora e fauna. E quindi tutto questo contribuisce ad impoverire sempre di più il terreno. Per Ma questo, scusa Ivan, quindi tu mi stai dicendo praticamente che dopo quello che abbiamo vissuto con la pandemia, con gli incendi dell'Amazzonia del periodo pre-pandemia, gli incendi in Australia, non è cambiato niente, cioè non è stato fatto praticamente niente, addirittura abbiamo un record di deforestazione. Purtroppo sì, e se tu ci pensi bene, anche i media ci distolgono l'attenzione da questi aspetti, anche perché tra i responsabili principali di queste attività di disboscamento e deforestazione ci sono le multinazionali, che sono interessate a questo tipo di monoculture. Questo è uno dei motivi per i quali, insieme con Flowi, noi vogliamo combattere concretamente la crisi climatica, e la dimensione del we, noi together, insieme. E come lo facciamo? In particolar modo, ho il piacere di ricordare che da 2 mesi a questa parte abbiamo inserito la sostenibilità nativa nel prodotto Flowi, cioè ogni 100 transazioni sviluppate con Flowi viene piantato esattamente un albero in Guatemala, nel Petén, in centro America.
che ha proprio l'obiettivo di riforestare zone che vengono violentate sia dalla crisi climatica in essere, ma soprattutto dall'abusivismo e dalla coercizione che le multinazionali esercitano sui contadini locali, che sono originari, discendono dalle antiche tribù e la cultura Maya. Tu considera che oggi nel 2022 solo il 5% dei terreni è rimasto coltivato dai locals, dai guatemaltechi, perché okay, le multinazionali assediano il singolo contadino che ha un reddito anche molto basso, quindi quando ha gli svarioni dati dalle crisi climatiche perde raccolto, si impoverisce, e proprio insieme a Zero CO2 e con parte Onlus, che è la controparte guatemalteca di Zero CO2, okay, chiede sul territorio, andiamo a educare le famiglie nel ricevere gratuitamente gli alberi in modo da consentirgli di non perdere la terra, perché le multinazionali mettono i bastoni tra le ruote, ostacolano, certo, anche l'accesso ai campi e ai contadini per renderli sempre più poveri affinché svendano per 4 soldi i loro terreni e che questi vengono poi utilizzati dalle multinazionali per i loro figli. Ma non fa un po' di tristezza, Ivan, vedere che alla fine siano praticamente solo delle iniziative private alla fine quelle che arrivano a cercare davvero di far qualcosa? Cioè, perché ad una lettura attenta delle notizie, dietro il rumore del non c'è più tempo, dobbiamo fare qualcosa, poi comunque arrivano delle notizie cattive riguardo proprio il non fare qualcosa riguardo a questa tematica. Di qualche giorno fa la notizia che il Congresso degli Stati Uniti ha vietato all'Agenzia della Protezione dell'Ambiente di poter legiferare proprio in termini di regolazione delle emissioni di CO2 da parte delle centrali. Soprattutto gli ha tolto lo strumento sanzionatorio, e quindi vuol dire che gli hai tolto gran parte del potere, sì. Questo, certo, è assolutamente drammatico, Luca, lo combinerei anche, diciamo che mentre lì in uno stato normale, non di guerra, c'è stato proprio un intervento del Congresso che ha spuntato, ha depotenziato completamente qualsiasi tipo di indirizzo a favore di una maggiore attenzione alla crisi climatica. Questo lo combinerei anche con noi in Europa, che purtroppo, essendo stati per troppo tempo dipendenti dall'energia e dagli idrocarburi, in particolar modo il gas russo, oggi nel ribilanciare la nostra value chain, supply chain energetica, dobbiamo inevitabilmente fare ricorso anche a centrali a carbone, che la nostra Enel era stata pioniera e lungimirante, precursore totale. Ricordo che Enel è un campione nazionale, è stata considerata la compagnia energetica multi-utility più innovativa al mondo, le aveva abbandonate già molti anni fa a favore delle rinnovabili. Questa crisi in cui ci troviamo nell'immediato dovranno purtroppo essere riattivate, non solo in Italia, ma la Germania è una grande utilizzatrice ancora del carbone, e questo inevitabilmente va a peggiorare il quantitativo di CO2 immesso. Mamma mia, cioè, pensare davvero nel 2022, dopo tutto quello che abbiamo ascoltato sulle rinnovabili, sentire Mario Draghi, perché appunto al tempo c'era ancora lui, dire: potrebbe essere anche necessaria la riapertura delle centrali a carbone per colmare eventuali mancanze nell'immediato. Fa veramente male, anche se da un certo punto di vista capisco che l'alternativa in questo momento non c'è, la sfiga come sempre ci vede bene, e dopo la pandemia ha inanellato una serie di crisi partite poi anche con appunto la guerra tra Russia e Ucraina, che effettivamente stanno mettendo un po' a dura prova la globalizzazione come la conoscevamo. Luca, però, collegato a questo tema, fammi precisare una cosa. Io sono sempre, per fortunati si diventa, cioè siamo sempre, okay, a
del nostro destino. E ti dico però anche che purtroppo nel PNRR, Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza, non vedo nessuna voce di fondi dedicata, focalizzata proprio all'espansione, o meglio, a contrastare il cambiamento climatico. Cambiamento climatico che poi si collega in maniera anche molto diretta all'energia. Ma questo secondo te perché? Cioè, perché la classe dirigente, la classe politica non fanno questo tipo di scelta? Cioè, mi viene anche in mente, per esempio, adesso hai detto questa cosa del piano di ripartenza, che è una cosa storica incredibile, perché veramente non c'è mai stato nella storia un finanziamento così imponente agli stati per ripartire. Perché la classe dirigente, per esempio, decide di ampliare le corsie delle autostrade invece di ascoltare, per esempio, quelli che sono un po' i diktat da parte degli scienziati, che dicono: ragazzi, ci dobbiamo spostare sul trasporto su treno, dobbiamo evitare la gomma? Cioè, perché la politica di fatto dice A ma poi fa Z? Questo, Luca, è un po', lo riporto un po' nel tuo mondo, quindi nello short termism e la politica dei dividendi di brevissimo. Quindi la politica è molto più focalizzata nel, purtroppo, quello che i romani dicevano, pane circensi, quindi spettacoli al Colosseo con i gladiatori, un po' di pane gratuito, quindi roba molto immediata. Rifare asfalto e cementificazione nel allargare le autostrade o rifare una nuova via o un nuovo quartiere è tutta roba molto più a breve e molto visibile al cittadino rispetto a un qualche cosa che è più in ottica agricola o da coltivatore, una roba realizzata oggi e di cui però i frutti spesso invisibile, perché se un amministratore locale fa un grande bacino per raccogliere le acque piovane piuttosto che altre cose, è un qualche cosa che non viene visto dal cittadino, non viene rilevato, mentre se tu rifai la nuova via, la nuova strada in paese, tutti ti applaudono perché la vedono quotidianamente. Sì, tu dici è molto più semplice allargare una strada, così uno non vede più la coda di macchine, piuttosto che dire: ma forse tra 10 anni mancherà l'acqua se apriamo il rubinetto, quindi cominciamo a pensarci, perché tanto siamo abituati che quando apriamo il rubinetto l'acqua esce lo stesso. È la politica del breve termine, come hai detto tu, invece di pensare in maniera lungimirante si tende ad acchiappare magari qualche voto in più facendo contenti proprio nel breve, scavandosi però un pochettino la fossa in questo caso. Quali potenzialmente sono? A che cosa porterebbe un aggravamento del cambiamento climatico? Io dico cambiamento climatico anche se in questo momento siamo un po' tutti attenti sulla crisi idrica, soprattutto qui in Italia, ma a che cosa poi può portare, magari anche un po' più nel lungo termine rispetto al non posso fare il bagno in piscina quest'estate? Proviamoci almeno noi a fare un esercizio di lungo termine. Purtroppo è un po' più vicino che a lungo termine, nel senso che avevamo già toccato nella nostra precedente chiacchierata i possibili fenomeni migratori collegati alla crisi alimentare. Okay. Avevamo parlato che una percentuale dei cereali diciamo di provenienza, produzione ucraina, venivano anche in alcuni casi donati a decine di milioni di persone sotto soglia povertà, e che senza quel grano morirebbero di fame, e quindi questo innesca dei fenomeni migratori a cui assistiamo significativi dall'Africa verso l'Europa. La crisi climatica lavora nella stessa direzione. Io mi permetto di segnalare e anche ringraziare il lavoro straordinario che ha fatto Silvia Boccardi di Will Media. Mi ha colpito perché è una località a noi cara di Flowy, perché è volata proprio in Guatemala ed è andata
a documentare e testimoniare gli impatti della crisi climatica, perché il Guatemala è soggetto a lunghi periodi di siccità e poi nubifragi che creano alluvioni e ha ripercussioni su tutta l'economia e sulla collettività e società, e inevitabilmente questo innesca dei fenomeni migratori, appunto dal Centro America scappano proprio e attraversano tutto il Messico fino alle porte degli Stati Uniti, la California, e che vengono bloccati. La soluzione per quantomeno ridurre e contenere questi fenomeni migratori è andare a risolvere i problemi direttamente là. Ecco uno dei motivi, ripeto ancora, per i quali insieme al partner Zero CO2 operiamo direttamente. E l'italiano medio, Luca, mi chiede sempre: no, ma perché voi siete italiani? Non capisco perché riforestate in Guatemala, e poi mi fanno punto e virgola, se piantaste in Italia così l'aria buona ce la respireremmo noi. È l'unico è modo. È proprio questa la politica che ci ha portato a questo punto, perché purtroppo tante volte le persone evidentemente fanno fatica a capire che il pianeta è lo stesso, l'aria è la stessa, ed effettivamente se tu vai ad affamare una popolazione, le persone quando sono mosse dal morso della fame non le fermi più. Ormai è riconosciuto su scala globale che il rischio climatico ha e avrà sempre di più una correlazione diretta con gli impatti economico-finanziari. La crisi climatica produrrà pesanti scossoni dei black swan nel mondo dell'economia e della finanza. Certo. Quindi sempre di più fondi di investimento, anche i grandissimi hedge fund, stanno sempre più guardando a che comportamento reale hanno le aziende, perché inevitabilmente il mondo economico non può più non occuparsi della crisi climatica, perché altrimenti la crisi climatica si occuperà dell'economia. Certo. Inoltre, Luca, si tende sempre a portare altrove, a portare all'Africa, al Guatemala. Solo ultimamente, come dicevi tu in apertura, abbiamo visto il Po in secca e abbiamo toccato questo caldo torrido stile africano. Certo. Ed è iniziato ad arrivarci un po' più vicino. Mai nessuno di noi avrebbe pensato che Trentino e Veneto avrebbero potuto discutere o quantomeno confrontarsi in maniera molto accesa sulle risorse idriche. Cioè, noi, come dicevi tu prima, siamo sempre stati abituati ad aprire il rubinetto e vedere l'acqua scorrere. Quindi vuol dire che questa volta non ci è arrivato vicina, è proprio arrivata da noi. Sì, perché se ci pensi, appunto, una regione come il Veneto che chiede l'acqua al Trentino e il Trentino dice no perché gli serve per le centrali idroelettriche, all'inizio fa un po' ridere perché dice: ecco, le solite liti tra vicini di casa. Poi dice: aspetta, però, cioè, questa cosa non l'ho mai sentita, pericolosissima, è un inizio di guerra veramente per le materie prime. Perfetto. L'hai messo bene a fuoco, perché tu dicevi prima: ma che cosa potrà comportare questa crisi climatica? Andrei nell'etimologia della parola ruscello, che è esattamente rivalis, perché fin veramente dalla storia più remota tutte le civiltà si sono sviluppate sempre attorno a delle risorse idriche, fossero certo laghi, mari e soprattutto fiumi. Non c'è certo stata una grande civiltà che non sia prosperata attorno, vicino, nei pressi di un fiume. Ecco perché ruscello, rivalis, perché dovevi andarti ad accaparrare il tuo accesso, il tuo sbocco. Ecco, l'esempio Trentino e Veneto ci ha portato proprio a galla e reso molto evidente questa rivalità per le materie prime. È solamente una questione politica oppure anche una questione di tecnologia? Cioè, esisterebbe una tecnologia per metterci al sicuro da questo rischio climatico e da questo rischio idrico, insomma, da questi potenziali disastri dovuti alla mancanza, appunto, di materie prime, oppure no? Cioè, se oggi l'umanità si puntasse, tutto convergesse in un unico orientamento dove tutti gli investimenti economici fossero puntati nella direzione del contrasto alla
crisi climatica, l'umanità saprebbe uscirne. Faccio degli esempi concreti. Abbiamo parlato di Trentino e Veneto. Oggi l'Italia, che è mediamente ricca di risorse idriche, devi sapere che il 40% dell'acqua viene persa solo nel trasferimento delle nostre tubature. Quindi, punto numero uno, no, non ci andrebbe una grandissima tecnologia nell'aggiustare e nel... Cioè, ci sono i tubi rotti, letteralmente. Ci sono i tubi rotti. Ogni minuto vengono persi 6 milioni e mezzo di litri d'acqua in Italia. 6 milioni e mezzo di litri d'acqua al minuto. 6 milioni di litri d'acqua, ho capito bene? 6 milioni e mezzo di litri d'acqua al minuto. Al ecco, minuto! Il presidente del Trentino, il governatore del Trentino, ha fatto dei passaggi importanti sui loro investimenti per bacini idrici finalizzati alla raccolta delle acque piovane. Quindi okay. Ecco, questo è un intervento politico lungimirante che il cittadino in centro città non vede, certo. Ma che poi ti consente di far fronte alle emergenze e le evenienze. Quindi vedi che la tecnologia ci sarebbe. Per quel che riguarda l'agricoltura, un po' noi siamo stati abituati a non avere problemi e quindi regavamo a pioggia come se non ci fosse un domani. Israele insegna che fa crescere desalinizzando l'acqua anche in aree desertiche, certo. Ma così come anche gli Emirati. E tu sai bene, c'è la tecnologia dell'irrigazione a goccia, cioè che invece di una spruzzata continua d'acqua fa cadere le gocce piano piano, molto lentamente, dando modo... Sì, esattamente sulla piantina dove serve. Senza considerare l'utilizzo dell'artificial intelligence, dove tu potresti fare tramite i droni o le viste satellitari, fare la geomappatura della superficie agricola e andare a identificare puntualmente le aree a cui andare a dare rinforzo idrico e dove no. Ecco, quindi esiste già la tecnologia, bisogna avere un piano strategico politico molto chiaro, molto definito, che stimoli in questa direzione. E ti direi, in termini di mindset e anche di capacità che noi esseri umani nei nostri giovani dobbiamo instillare, è quella a noi molto cara: economia, etimologicamente la gestione della risorsa scarsa. Noi siamo partiti o ci hanno instillato un concetto macroeconomico del non è un problema, l'acqua è gratuita, certo. Le risorse naturali sono gratuite, io le posso prendere, tanto sono gratuite, le uso, le spreco anche perché non è un problema, ce ne sono altre. E questo non è così. Ogni singola risorsa naturale è finita, certo. E deve essere gestita con la massima attenzione all'ergonomia e alla riduzione degli sprechi, ovvero in senso economico. Ancora peggio di chi pensa che sia gratis sono quelli che dicono io la pago, quindi faccio quello che voglio. Quindi, perfetto. Per esempio, c'è stato un comune nel nord Italia dove un tizio con la piscina è andato in comune dicendo io pago l'acqua, quindi anche se c'è il decreto comunale che dice che non posso riempire la mia piscina, io la pago, quindi faccio quello che voglio. No, aspetta, no? Non funziona così, non è che se tu paghi puoi fare quello che vuoi con un bene pubblico. Quindi c'è anche tanto da fare da questo punto di vista della, diciamo, educazione civica. Posso confessarti una cosa, Ivan? Sapendo dell'iniziativa di Flowy, che ogni 100 pagamenti in totale di tutti i clienti Flowy pianterà un albero in Guatemala, io sul mio Instagram ho detto, mi raccomando, in queste settimane pagate anche il caffè con la carta di Flowy, così almeno tanto un caffè o una macchina o un'automobile comunque è un pagamento, quindi facciamogli cacciare un po' di alberi a Flowy. Esatto, guarda, grazie anche a queste iniziative abbiamo superato i 50.000 alberi. Aspetta un attimo che prendo l'app e ti do proprio il dato puntuale. Siamo a 52.631 alberi piantati, ma ti direi e condividerei per chiudere in questo senso due metafore, diciamo, cinematografiche. Una è Star Wars, quindi ognuno di noi tramite il proprio libero arbitrio ha la possibilità di decidere se
preferisce stare dal lato scuro della forza o dal lato verde e buono della forza. Quindi senza cambiare nulla, senza neanche cambiare il tuo già attuale conto corrente, hai semplicemente la possibilità di farti un bonifico, di ricaricare con carta, di ricaricare il contante, e semplicemente scegliendo di pagare con quello strumento invece che con qualsiasi altro che non fa nulla per l'ambiente, tu hai la possibilità, come hai detto, pagando un caffè, di poter fare nel tuo quotidiano, con un piccolissimo gesto, creare un impatto positivo e rigenerativo sul pianeta. E l'altro esempio, sempre del mondo cinematografico, è probabilmente uno degli spot che preferisco in assoluto, è Steve Jobs 1984, affinché 1984 non sia mai 1984. Ognuno di noi ha la possibilità, se vuole vivere sotto The Big Brother, oppure se vuole essere quella donna che rotea il martello e che rompe gli schemi. Noi scegliamo di essere differenti.